Una fortitudo inarrestabile, quella che ha dominato ieri sera sul parquet del Palamoncada, affermandosi in maniera netta contro il Bisceglie. Una partita senza storia, la si potrebbe definire, che segna il settimo successo consecutivo stagionale per la formazione allenata da Franco Ciani. Sin dal primo tempo la supremazia in campo dei biancazzurri è evidente, con un distacco di ben 9 punti, con 2 canestri da 3 di Duilio Birindelli. Un divario destinato ad aumentare nel secondo tempo, raggiungendo i 22 punti di distacco grazie anche a 3 tiri dalla distanza di Michele Giovanatto, ristabilito dalla lussazione al dito, e una bomba di Santiago Paparella. Al rientro dagli spogliatoi un Bisceglie più reattivo, che cerca di accorciare le distanze, ma complice un cambio tattico che vede 3 lunghi in campo, la formazione pugliese viene completamente fermata. Il terzo quarto si conclude così, tra belle azioni di Anello, Mossi e Chiarastella, con uno scarto di 31 punti. Nell'ultimo periodo il coach Franco Ciani mette in campo i 2 under, Angelo Di Lascio e Xavier Brown, protagonisti di una bella azione. Il primo con un tiro da 2+1 su assist del secondo. E su finire Paolo Mossi, che realizza dalla distanza e da sotto canestro. Una partita senza storia, dicevamo, contro un Bisceglie però ammirevole per tenacia. Una squadra formata da ben 11 giocatori, tutti nelle possibilità di entrare in campo per coach Ciani, che dichiara a fine partita: ognuno conosce le proprie responsabilità e il proprio ruolo, non solo dal punto di vista tecnico ma anche di mentalità. Non abbiamo fatto un gruppo per figurine della Panini, ma una vera e propria struttura. Poi giocatori come Anello, Birindelli, Giovanatto hanno anche il pregio di entrare e dare nuovo impulso in campo per creare nuove offensive, conclude Ciani. Quello che mi piace di questa squadra è che è formata da giocatori che fino alla fine si divertono. Non è facile e non lo si vede spesso, commenta invece il presidente Moncada.